To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Respectfully yours, a Friday Show, Cuba. Gli sbirri sbraitavano come cani feroci. I testimoni mentivano come i pazzi. I giurati, che erano stati selezionati esclusivamente dall'accusa, guardavano e ascoltavano inespressivamente. C'erano un paio di giurati neri e anche se avevano poche speranze di essere prosciolti, covavamo la microscopica speranza di avere dalla nostra parte i giurati neri. Anche se non avevamo presentato una difesa, non avevamo partecipato al processo, pensavamo che ci fosse una minuscola speranza che non avrebbero portato a termine il loro programma. Normalmente la gente nera non ha subito un lavaggio del cervello così completo come invece i bianchi, quando si tratta del cosiddetto sistema della giustizia. L'intera storia del processo incominciava ad avere effetto su di me. La metà delle volte non mangiavo perché a pranzo servivano maiale e qualche volta ci davano del maiale anche alla sera. Di fare colazione non se ne parlava nemmeno. Non riuscirei mai a descrivere cosa ci davano. Lo chiamavano lo stufato mostruoso. Avevo sempre freddo e non avevo un cappotto. Mia madre me ne aveva portato uno, ma l'avevo dato a Simba. Lei era incinta e ne aveva più bisogno di me. Una notte, mentre tornavo da un'udienza, incominciai a sentirmi malissimo, come se fossi stata pugnalata, facevo fatica a respirare. Andai dal dottore della prigione e la diagnosi fu pleurite. Quando il giudice seppe che era ammalata e non potevo presentarmi in tribunale, gli venne un colpo. Si comportò come se mi fossi ammalata apposta per rinviare il processo. La volta dopo, quando il dottore mi visitò, ero nerv era nervoso e sbrigativo. Continuò, «Continuano a chiedermi di te», disse. Vogliono che tu torni immediatamente in aula? Vogliono sapere quanto ci vuole perché ti rispedisca in aula? Chi continua a chiederlo? Domandai. Tutta la gente. Ti devo rispedire in aula il più presto possibile. E fu esattamente quello che fece. Ogni giorno ci portavano in aula e ogni giorno, non appena entrava la giuria, incominciavamo a raccontare quello che stava succedendo che ci avevano costretto a presentarci al processo senza darci il tempo per preparare la difesa. E ogni giorno il giudice ci faceva allontanare dall'aura e ci citava per oltraggio. Era comico. E adesso cosa farai? gli domandavo. Dopo che ero stata denunciata per oltraggio per la centesima volta, mi mandi in prigione, mi fai rinchiudere. Un giorno in cui il giudice era stato particolarmente pazzo e gli agenti particolarmente brutali, Evelyn non ce la fece più a sopportare. Non ho intenzione di starmene seduta a guardare questo spettacolo, disse. Se non volete permettermi di difendere la mia cliente, non c'è motivo per cui io resti qui. E con questo si alzò e incominciò ad andarsene. Torni qui! urlò il giudice. Le ordino di tornare indietro e di sedersi. Evelyn continuò a camminare. Se non torna indietro e si siede, la denuncio per oltraggio alla corte. Evelyn uscì dall'aula. Il giudice la denunciò per oltraggio. Nel 1975, dopo tutti i gradi di appello, compresa la Corte Suprema degli Stati Uniti, ha scontato una condanna a dieci giorni nel carcere femminile di massima sicurezza della contea del West Westchester. Il processo finì ben presto e noi aspettammo pazientemente il verdetto. Evelyn e Bob ci preparavano, non aspettatevi altro che il peggio. C'è una possibilità, ma è piccola. Camau ed io aspettavamo la condanna. Passò un giorno di deliberazione. Passarono due giorni. La giuria sembrava aver bisogno di, di un'eternità. Ci chiedevamo perché ci mettessero tanto. Era un caso aperto e chiuso. Non avevamo controinterrogato i testimoni. Non avevamo presentato alcuna difesa. Camau ed io passavamo il tempo teneramente assaporando gli ultimi istanti insieme. Il giorno dopo, Evelyn e Bob entrarono con un ghigno in volto. La giuria non ha raggiunto un verdetto, dissero gongolando. Gagliardi è bello che sistemato. Ci chiameranno in aula fra un paio di minuti. Volevamo solo venirvi a darvi. La buona notizia. Dieci minuti dopo eravamo in aula. Il giudice stava ringraziando trucemente la giuria e la congedava. Gli agenti avevano l'aria di voler cercare la rissa. Il pubblico ministero sembrava voler piangere. In seguito scoprimmo che un unico giurato nero si era rifiutato di condannarci. Ci aveva dato ascolto. Lo sguardo nella faccia di Gagliardi mi procurava grande piacere. Lo guardai e gli rivolsi il mio sorriso più allusivo. La sua faccia si fece rossa e distolse lo sguardo. Più tardi ci incontrammo con gli avvocati. Erano ancora storditi. Che cosa significa? Ci processeranno di nuovo? Vi processeranno di nuovo e subito, ci disse Evelyn. Il nuovo processo sarà lunedì. Kamau ed io ci guardammo, non ne potevamo più di quel processo, ma eravamo estasiati all'idea di avere altro tempo da passare insieme. Avremo lo stesso giudice? No, disse Bob, vi assegneranno un nuovo giudice. Evelyn era contagiata dal nostro stato d'animo allegro, ma come al solito il lavoro veniva al primo posto. Dobbiamo arrivare al processo con una nuova strategia. Sedere in aula giorno dopo giorno e il fatto di osservare quella montatura ci aveva permesso una cosa. Eravamo stati in grado di vedere e di analizzare il loro processo. Adesso sento che siamo pronti ad affrontare il processo. Non hanno un capo d'accusa, disse Bob. Non so neppure da dove abbiano tirato fuori l'imputazione. Lo sappiamo, dicemmo Kamau ed io. Il loro processo è un «È terribilmente assurdo», disse Evelyn. «Lo sappiamo», borbottammo Kamau ed io. «I loro testimoni sono falsi come le banconote da tre dollari», disse Evelyn. «Lo sappiamo». «Non hanno uno straccio di prova materiale», invei Evelyn. «Nessuna foto, nessuna impronta digitale, nessuna testimonianza, niente di niente». «Lo sappiamo», recitammo io e Kamau all'unisono. «Non è possibile» abbiano prove", dissi. "Non eravamo là". "Va bene, lo so", disse Evelyn indignata, "ma non è questo il punto". Bob e Kamau sembravano perplessi. Evelyn ed io ci guardavamo sorridendo con l'aria di chi la sa lunga. Avevamo imparato nel New Jersey come le prove potessero apparire dal nulla e come altre prove potessero scomparire. Evelyn ed io abbiamo un rapporto molto stretto. Ci amiamo intensamente, ci capiamo a meraviglia, di solito, ma quando litighiamo e non siamo d'accordo è terribile. Ciascuna di noi si offende che l'altra non sia d'accordo, non capisca il nostro punto di vista e ci sentiamo tradite e furiose. Nessuna di noi ha certo il carattere più docile di questo mondo. Si aggiunga la terribile tensione alla quale eravamo sottoposte e si ha la ricetta per i fuochi d'artificio. Durante uno dei nostri incontri strategici, Evelyn ed io ci scontrammo. Per quanto tentassimo, non riuscivamo a trovare un accordo. Dopo un po' non comunicavamo neppure più. Divenne una questione di chi aveva l'ultima parola e la decisione finale. Io sono l'avvocata, sbraitava. So quello che sto facendo. Se non vuoi ascoltarmi, non c'è motivo per cui ti faccia difendere da me. Io sono la cliente, sbraitavo. Sono io che finisco in galera per 25 anni. Se ti sbagli, stai dicendo che non ti fidi di me o del mio giudizio. Disse Evelyn. Le nostre liti diventavano sempre più infuocate. Dopo un po' ci dicevamo tutta una serie di cose che non pensavamo. Non ho certo bisogno di questa merda. Tuonava Evelyn. Perché diavolo ti devo difendere? Non hai un briciolo di buon senso? Non devi difendermi se non vuoi, le risposi. Non voglio favori. Hai bisogno di tutti i favori che riesci ad avere, ribatté Evelyn. Bene, ma non ho bisogno di te. Al diavolo, posso difendermi altrettanto bene da sola. Mi piacerebbe vederti. Non ho certo bisogno di questo casino. Lo farò. Non ho bisogno di te. Bene, continua pure a difenderti da sola. Allora, stupida che non sei altro, urlò Evelyn. Lo farò. Dopo questa lite mi sentii stanca e vuota. Tutta la tensione del mio corpo era stata prosciugata. Ero sempre arrabbiata, ma mi dispiaceva anche. Evelyn aveva probabilmente ragione. E la pazza ero io. È così difficile lavorare con qualcuno che ti è così vicino. È come avere tua madre, tua moglie, tuo marito per avvocato. È veramente difficile essere obiettivi. Le cose personali qualche volta vanno in questo modo. Non capivo se ero un adulto sano <coughs> o un bambino ribelle. E la volta dopo, quando arrivavamo davanti alla corte, potevo vedere da lontano che Evelyn era ancora arrabbiata con me. Ero fortemente intenzionata a tentare di rimediare, ma le sue maniere fredde me lo impedirono e riprese a dare i numeri. La tua decisione è sempre la stessa? mi chiese freddamente. Sì, risposi Gelida. Giudice, disse al nuovo giudice, chiedo di essere dispensata da questo processo. La signora Sacur desidera farsi difendere da un altro avvocato. È vero? mi chiese il giudice. Sì, voglio difendermi da sola. Un attimo dopo ero fuori dalla causa. Mentre me ne stavo nella cella di sicurezza, sentendomi stupida e testarda, le guardie accompagnarono un avvocato d'ufficio. Era stato Gagliardi a nominarmelo, perché contrario al comportamento di Evelyn. Gli dissi che non volevo che mi difendesse, che mi sarei difesa da sola, che era stato il giudice che gli aveva assegnato la mia difesa. E cosa faceva prima di diventare un avvocato d'ufficio? Mi disse che una volta, tanto tanto tempo fa, era stato pubblico ministero. Questo pose fine alla conversazione. Avrei preferito avere un alligatore per avvocato. Non ricordo neppure il suo nome, ma fu presente in entrambi i processi, quale mio presunto avvocato, anche se mi rifiutavo di parlargli. Visto che ora mi difendevo da sola, avevo diritto a un avvocato come consulente. Tutti mi suggerivano nomi di avvocati, ma la maggior parte di loro erano bianchi di sinistra. Volevo, se possibile, una donna nera. E non una qualunque avvocata nera, ma qualcuna che fosse in sintonia con le idee politiche della lotta di liberazione nera. Uno dei nomi che mi suggerirono fu Florence Kennedy. Era un'avvocata nera, molto attiva nel movimento delle donne. Molto conosciuta nel mondo dei dibattiti pubblici, da costa a costa, e più apprezzata come femminista e militante politica che come avvocata. Corrispondeva perfettamente alle mie esigenze, era proprio ciò che volevo. Qualcuno non era d'accordo. Ma Assata, dicevano, non è un'avvocata da tribunale. Flo non è una penalista. Tu hai bisogno di qualcuno che ti dia consigli validi. Le loro argomentazioni non mi colpivano. È sregolata, infuocata, eccentrica, forse spaventerà la giuria. Non può essere più sregolata di questo processo, ribattevo io. Inoltre non ho bisogno di una penalista, perché non è un processo penale. Ho bisogno di un'avvocata politica. Ero agitata ed ero determinata ad affrontare il processo come ritenevo giusto non mi aspettavo grandi cose dalla giustizia questo processo sembrava uscire dalla zona del crepuscolo ed ero convinta che non potesse essere trattato come un processo penale normale e di routine ero intenzionata ad utilizzare il processo per smascherare le frodi e le disonestà del governo fu fissato un incontro tra flo e me Flo mi avvisò centinaia di volte della sua mancanza di esper esperienza processuale. Sai, mia cara, che da anni non entri in un'aula di tribunale per un processo. Non mi importa, dissi. Hai girato il mondo, sai qual è la realtà e questo basta. Flo accettò di essere il mio consulente legale ed io ero pronta a affrontare il processo. Al Greenwich Village mia madre e mio padrino si divisero e mia madre, mia sorella ed io ci trasferimmo in un nuovo appartamento in un complesso edilizio nel quartiere di South Jamaica vicino a New York Boulevard e Fock. Da un lato c'erano le case popolari e dall'altro, dove vivevamo noi, i condomini in cooperativa, ma a me sembravano uguali. Paragonata a Jamaica Person Garden, dove avevo vissuto, era un puntolino nero. South Jamaica, Jamaica, Hollis, Bricktown, St. Alban Springsfield Garden, South Ozone, eccetera, erano tutte unite e formavano una città nera. Potevi vivere tutta la tua vita a Jamaica e l'unica volta in cui vedevi una faccia bianca era quando facevi compere a Jamaica Avenue o quando passava la gente delle assicurazioni c'era stato un tempo in cui Jamaica era stata tutta bianca la gente nera si era trasferita ad Iceland per fuggire dai ghetti di Harlem e Brooklyn Avevano comprato le vecchie case a prezzi esorbitanti, solo per scoprire che nel giro di pochi anni i loro quartieri tranquilli si erano trasformati in luoghi infestati dal crimine e dalla droga, colpiti dalla povertà come quelli dai quali erano fuggiti. Mi piaceva la Giamaica e stavo giusto entrando in sintonia con i posti e cominciando ad orientarmi quando mia madre ed io avemmo una terribile lite. Non mi ricordo per che cosa litigammo, ma io mi ero incattivita e intestardita ed ero convinta che mi fosse stata fatta un'ingiustizia colossale. Il giorno dopo mi svegliai, presi i miei vestiti e me ne andai direttamente al village. Quincy Village era dove si supponeva vivessero gli artisti, i musicisti e tutti i tipi strani. Ero affascinata dall'idea dei beatniks e dei bohemian, anche se non ne avevo mai incontrato uno. Mi immaginavo che se c'era un posto al quale appartenevo, allora era il village. Me ne andai in giro con la mia valigia fino a quando fui esausta. Ricordo di avere pensato che la gente di qui non sembrava diversa dalla gente degli altri luoghi. Trovai un posto dove lasciare la valigia e passai il resto della giornata a bussare a tutte le porte. Chiedevo se avessero un lavoro da darmi. La maggior parte non mi guardava neppure e mi rispondeva con un secco no. Alla fine della giornata ero stanca, disgustata e affamata. Non avevo un posto in cui vivere e non avevo la minima idea di che cosa avrei fatto. Tornai a prendere la valigia, ma il posto era chiuso. Camminai senza meta fino a quando arrivai a un piccolo parco. Mi sedetti su una panchina, stanca, morta e incapace di fare anche solo un altro passo. Dopo un po', un ragazzetto bianco, pieno di foruncoli in faccia, si sedette vicino a me e iniziò a parlare. Non capivo la metà delle cose che diceva, ma sembrava abbastanza gentile. Quando mi chiese se voleva andare con lui al ristorante dall'altra parte della strada, accettai di buon grado. Stavo morendo di fame. Era un ristorante italiano e l'odore nell'aria era paradisiaco. Ordinai abbastanza da nutrire un mulo. Il ragazzo parlava di un sacco di gente che non conosceva del suo lavoro. Continuava a dire che la gente al suo posto di lavoro cospirava per farlo licenziare. Ho lavorato là per otto anni e non mi hanno nemmeno dato il preavviso. Mi continuava a raccontare che la compagnia per la quale lavorava gli aveva rubato due invenzioni le aveva fatte brevettare e quando aveva tentato di farsele pagare e incassare il credito per le sue idee la compagnia aveva cercato di sbarazzarsi di lui. Cosa hanno fatto? gli domandai. Hanno fatto di tutto hanno rubato le mie carte, i miei documenti e poi hanno fatto circolare delle voci su di me. disse di essere una specie d'ingegnere. Di non avrei mai dovuto fidarmi di loro, continuava a dire non ci si può fidare di nessuno. Quando arrivò il cibo, mangiai, come se avessi trascorso tutta la mia vita a patire la fame. Non ti sembra strano questo cibo? mi chiese. Ne assaggiai dell'altro ed era buono. Ma il mio non ha niente che non vada, gli dissi. C'è so qualcosa che non va nel mio cibo, disse ad alta voce. Cosa hanno fatto col mio cibo? Arrivò il cameriere e tentò di calmarlo. Non capisco, disse il cameriere, ma se vuole le porto un altro piatto. Anche se il tipo disse che andava meglio, continuava a pensare che avesse un sapore strano. Per cambiare argomento, gli raccontai la triste storia di mia madre in ospedale e che non sapevo dove andare. Oh, puoi stare da me? disse. Poi, vedendo come lo stavo guardando, aggiunse: Ho un letto in più. Niente idee strane? Niente idee strane, promise. Pagò il conto e ce ne andammo. Il suo appartamento era un bilocale con una minuscola stanza da letto, con una cucina sporca e una mocchette verde che sembrava muffita. Il soggiorno era pulito e asettico. C'era un divano marrone che si trasformava in letto. Gli chiesi qualcosa per dormire e mi infilai nel letto. Continuò a parlare, ma io chiusi gli occhi e feci finta di dormire. Dopo un po' se ne andò nella sua stanza e spense la luce. Mi svegliai durante la notte per andare in bagno. Incespicai intorno, disorientata, fino a quando lo trovai. Quando uscì dal bagno, andai in cucina a prendere dell'acqua. Mentre era in cucina, entrò il tipo. La sua faccia era gonfia e rossa. Cosa stai cercando? Dell'acqua. Oh, non è vero! urlò. Hai strisciato per tutta la casa cercando qualcosa. Cosa? gli chiesi. Ma sei pazzo! Oh no mia cara, questo è quello che mi vogliono far credere, ma io non sono pazzo. Cosa stai cercando? Chi ti manda? Non hai trovato niente, vero? Bene, gli di, di, di puoi dire che non ho inventato altro che mi possono rubare. Non so di cosa stai parlando. Non mi ha mandato nessuno e non stavo cercando niente. Oh no, te ne stavi solamente andando per una passeggiata al chiaro di luna? Pensi che sia pazzo? Ti ho raccolto per strada per pura gentilezza e ora stai tentando di fregarmi. Questa volta eh, me l'hanno proprio fatta. Non avrei mai pensato che mi avrebbero mandato una negra, una spia negra. Tua madre sarà una negra, gli dissi, e tu sei un pazzo figlio di puttana. Indossai i miei vestiti mentre lo coprivo di insulti. Spia, spia, continuava a dire. Spia sarà tua madre, e puoi crepare per quello che mi riguarda. Sbattei la porta e uscii nel primo mattino. Il sole iniziava a sorgere. Camminai fino a quando trovai un drugstore aperto e ordinai tè e biscotti. Mi comprai uno spazzolino da denti, del dentifrice, qualcosa per truccarmi, in modo da sembrare più vecchia. Mi dovessero ammazzare, avrei trovato un lavoro. Recuperai la mia valigia, trovai un bagno dove lavarmi, cambiai i vestiti e riconsegnai la valigia. Mi comprai un paio di giornali. Questa volta ero intenzionata a farlo in maniera sistematica. Trovai un annuncio per una cameriera e una commessa. Era qualcosa che sapevo di poter fare. Il posto era al centro di Brooklyn. Saltai sul primo treno in quella direzione e ci arrivai verso le otto e mezzo del mattino. La mensa era nell'edificio di una fabbrica ed era solo per gli operai. Il capo aveva capelli bianchi e neri ed era grande, grasso e viscido. Da prima non sembrò così ansioso di, ass e di assumermi. Allora gli raccontai una storia lacrimevole che venivo dal sud per aiutare mia madre che era in ospedale e che avevo bisogno di un lavoro il prima possibile. Alla fine, dopo avermi squadrata da capo a piedi, mi assunse dicendomi che potevo incominciare immediatamente. Il mio sorriso andava da un orecchio all'altro. Avrei dovuto passare la mattina a preparare insalate, sandwich ed altre cose per il pranzo, ma verso le dieci cominciarono ad arrivare gli uomini per la pausa del caffè. Il capo mi faceva correre come una pazza, tostare il pane, imburrare i panini e prendere le ordinazioni. In fretta, in fretta, continuava a dirmi. Ogni volta che mi diceva di muovermi più veloce, ci provavo fino a quando mi sembrò che fosse umanamente impossibile per chiunque muoversi più velocemente. Poi mi accorsi che si strofinava continuamente contro di me. Le sue mani mi toccavano sempre accidentalmente il di dietro. Spostavo la sua mano, ma questo sembrava renderlo solamente più audace. Ogni volta che mi chinavo per prendere qualcosa dal frigo o dallo scaffale degli alimentari tentava di infilare la, mia, la sua mano sotto la mia camicetta. Dopo un po' cominciai a spostare la sua mano con uno schiaffo. Anche questo sembrò renderlo più audace. Allora alla fine gli chiesi con tono gentile e calmo. Per piacere vuole tenere lontane le mani da me? Vuole tenersele più vicine a lei? Ma di che cosa stai parlando? disse, facendo finta di essere sorpreso. Non t'ho fatto niente. Col passare del tempo, aumentò il ritmo delle sue sgridate. Non riesci proprio a muoverti più, più velocemente? gridava. Muovi quel culo di piombo! Per un po' smise di mettermi le mani addosso, ma nel giro di un'ora era tornato alle solite con i suoi trucchi. Si comportava come se fosse una specie di scherzo o qualcosa di simile. Non pensavo che fosse affatto divertente. Il tempo del pranzo era super pieno ed io ero super veloce. Dopo pranzo, cominciamo a prepararci per la pausa del caffè del pomeriggio e poi per cena. L'orario della cena era dalle quattro e mezzo alle sei e mezzo e alle sette si chiudeva. All'ora di cena ero ormai stanca ed esausta. Avevo disperatamente bisogno di lavorare, ma il capo mi faceva impazzire mettendomi le mani addosso. Quando gli dicevo di smettere, sorrideva, alzava le mani in aria e diceva: "Ma che sto facendo? Che sto facendo?". Poi ricominciava con un nuovo trucco, tirava le bretelle dei miei pantaloni sotto l'uniforme e le mollava come se fossero un elastico. "Smettila!", gridavo. "Adesso smettila!". "Smettere cosa? Che sto facendo?" prima che finisse il tempo per la cena sapevo che non l'avrei sopportato oltre per quanto avessi bisogno del lavoro non potevo sopportare di avere addosso le mani di quel grasso maiale poco prima di andare a casa gli dissi Guarda se non tieni giù le mani me ne vado non ce la faccio più Che cosa vuol dire che te ne vai Sei licenziata hai il culo di piombo e non sai come ci si comporta con il capo Ora vattene all'inferno vieni di qui Dammi i soldi e lo farò. Non ti darò un cazzo disse. Perché non hai fatto un cazzo? Stammi a sentire. Ora mi paghi i miei soldi? Ho lavorato sodo e voglio i miei soldi. Torna alla fine della settimana. No, voglio i miei soldi adesso. Ne ho bisogno ora. Ti ho detto che adesso non ti darò niente. Torna alla fine della settimana. No, mi dai i miei soldi adesso. Voglio i miei soldi. No. Non li avrai! Chiamo la polizia! bleffai. Sono io che chiamo la polizia, disse, se non ti togli il tuo culo da qui. È meglio che mi dai i miei soldi, ripetei con un atteggiamento selvaggio e pronto a montare un vero casino. Alcune persone della fabbrica erano entrate e se ne stavano a guardare dal fondo del locale. Abbassa la voce, disse, facendo finta di essere arrendevole di pagarmi. Facciamo una cosa: vieni nel retro con me adesso e ti pagherò una giornata extra. Ti lascerò persino tenere il lavoro e, se sei brava, ti pagherò anche un po' di più. Non vengo in nessun posto con te, dammi i miei soldi. Su, so perché fai così? chiese, mettendomi una mano sulla spalla. Ero furibonda e pronta a qualunque cosa. Toglimi le mani di dosso! urlai. Non vuoi che la gente sappia che razza di cane sei? Bene, lo dirò a tutti. Se non mi dai i miei soldi, ti farò desiderare di avermeli dati. Racconterò a tutti cosa sei. E incominciai a camminare verso la parte della fabbrica dove la gente stava lavorando. Va bene, va bene, va bene, disse. Eccoti i tuoi dannati soldi e vattene all'inferno. Le persone che se ne stavano in fondo si avvicinarono per vedere cosa stesse succedendo. L'uomo andò alla cassa e prese i miei soldi. Ero stanca morte come impazzita, ma allo stesso tempo mi sentivo terribilmente bene. Ero sempre nella stessa barca, ma ero più ricca di 13 dollari e avevo abbastanza autorispetto per non avere permesso che uno schifoso uomo bianco soddisfacesse le sue voglie sul mio corpo. Avevo in tutto abbastanza soldi per affittare una stanza in un albergo economico. Presi la valigia e scelsi un albergo.